L'uomo col cappello non ha più un nome. Faisal Ceful, giornalista freelance con precedenti penali, arrestato giovedì scorso e accusato di essere il terzo uomo del comando che due giorni prima si è fatto esplodere a Zaventem, è stato rilasciato per mancanza di prove. Confermati invece gli arresti di altri tre presunti terroristi catturati nei raid a Bruxelles e Anversa. Poco prima del rilascio di Ceful, la polizia belga aveva ripubblicato sul sito internet il video nel quale un uomo con cappello, occhiali e giacca bianca e accanto ai kamikaze Ibrahim al-Bakrawi e Najim al-Akrawi. Gli inquirenti si appellano a tutti per dare un'identità all'uomo con cappello e occhiali. Ma altre novità sul fronte delle indagini giungono dalla Grecia che, se confermate, creerebbero ulteriore imbarazzo all'apparato di sicurezza belga. Secondo l'emittente televisiva greca ERT, Bruxelles aveva ricevuto l'informativa delle mappe dell'aeroporto di Zaventem ritrovate nell'appartamento di Atene di Abaoud, la mente delle stragi di Parigi, morto nel blitz di Saint-Denis. Le mappe sono state ritrovate durante le perquisizioni di gennaio 2015 alle quali dovevano partecipare inquirenti greci e belgi, ma la collaborazione saltò, i belgi chiesero ai greci di procedere da soli. E mentre sale a 35 il bilancio delle vittime, 31 morti nei siti degli attentati e 4 negli ospedali, in Italia Jamal Eddin Ouali, il quarantenne algerino arrestato sabato scorso in provincia di Salerno con l'accusa di aver fatto parte di una rete che produceva falsi documenti che sarebbero stati utilizzati da alcuni dei terroristi delle stragi di Parigi e Bruxelles, si difende. Non sono un terrorista, non so nulla di terrorismo e neppure di documenti falsi, ha dichiarato l'uomo. Infine, sempre dall'Italia si apprende che Khalid al-Bakrawi, il kamikaze della stazione della metropolitana di Malbec, è transitato nell'estate 2015 nel nostro paese, diretto in Grecia, dove probabilmente si è incontrato con Salah Abdeslam e Abaoud. Tra il 23 e il 24 luglio al-Bakrawi ha soggiornato in alberghi, ha preso due voli aerei da Bruxelles a Treviso e da Venezia ad Atene e nessuno ha pensato di fermarlo nonostante fosse già noto per rapina a mano armata, associazione a delinquere, furto d'auto e porto illegale di armi.